Gentili telespettatori, tifosi di tutto il mondo, tifosi vicini, tifosi lontani, ma soprattutto tifosi napoletani, bentornati in questo nuovo video, in questo nuovo commento. Allora, grande inizio di questo nuovo anno, questo 2020 che finalmente se n'è andato, quest'anno veramente terribile che rimarrà praticamente nei libri di storia. Quello che stiamo vivendo, questa pandemia che sta condizionando tutto, il lavoro, scuola, calcio, senza pubblico che ormai vediamo dall'anno scorso, dalla ripresa che c'è stata. Quindi comunque fortunatamente, vabbè, è passato, però comunque ancora oggi nel 2021, dopo un anno, dovremo continuare purtroppo a combattere questa lotta che però sicuramente quasi al 90%, 70%, io credo che riusciremo alla fine a vincere con questo vaccino che ci potrà comunque salvare tutti, ragazzi. Come questo purtroppo parlo per i ragazzi della mia età, per i giovani, dobbiamo essere forti e dobbiamo continuare ad andare avanti a nome di tutti. A nome naturalmente di tutti, naturalmente, però si parla naturalmente anche di noi giovani, perché poi naturalmente da grandi, da persone un po', insomma, più adulte, passata l'adolescenza, un giorno sia ai nostri nipoti che ai nostri figli potremo raccontare di aver vissuto anche noi una sorta di guerra, perché è quella che stiamo combattendo, come hanno vissuto i nostri nonni comunque con la Seconda Guerra Mondiale. Noi diciamo che è una sorta, ecco, di terza, però questa è una comunque pandemia, direte, Giuseppe, non è quella che hanno vissuto, però comunque è una sorta di guerra degli anni 2000, che comunque, come ho già detto prima, rimarrà nei libri di storia, però sicuramente riusciremo a sconfiggere, quindi speriamo, speriamo, speriamo. Passiamo all'argomento Napoli. Quindi, come ho già detto, ricomincia bene questo 2021 per il Napoli con una bella vittoria a Cagliari per 4-1, che si gode sempre quando vinciamo a Cagliari, visto l'amore che hanno verso di noi i civilissimi tifosi del Cagliari, che molti anni fa, ricordate, ci sono dei video su YouTube, quindi non potrete dire che sono stupido. Volevano aggredire Carlo Albino e il suo collega a fianco sulla tribuna stampa per esaltarsi di un gol, di due gol in pochi minuti. Anche mi ricordo un 3-2, anche lì ci furono varie aggressioni. Vabbè, il dottor Carlo Albino ha avuto parecchie aggressioni comunque negli stadi, però a Cagliari è quella che mi è rimasta più colpita, perché è una cosa assurda che addirittura da un pareggio di anni e anni e anni fa ai tifosi del Cagliari sia rimasto talmente impresso da portare all'odio verso il Napoli, perché ormai quando andiamo a Cagliari è sempre proprio, vabbè, ieri non c'erano i tifosi a porte chiuse, però quando in tempi normali i civilissimi tifosi del Cagliari hanno urlato anche sempre loro Vesuvio, lavali col fuoco, e questo non va bene, perché comunque bisogna essere sportivi, io penso, nei confronti dell'altra squadra. Però noi godiamo sempre, perché poi loro ci urlano, ma noi vinciamo. Quindi questo è l'importante. Loro, diciamo, domandano e noi rispondiamo. Quindi meglio così. Bene così. Poi, pagelle. Quindi vabbè, poi il Napoli quindi ha dimostrato nettamente la sua superiorità. Gattuso fortunatamente ha messo una squadra in campo degna stavolta di sé, sta anche meglio Rino Gattuso, e sono contento per lui con l'occhio. Passerà, comunque si sta riprendendo bene. Poi Osimhen, vabbè, c'è stata tutta quella vicenda, il Covid, la festa a sorpresa, ma vabbè, comunque. Poi naturalmente questo non spetta a me commentare, naturalmente ci sarà la società che prenderà le giuste decisioni se multarlo o meno. Direte, Giuseppe, una tua opinione? Beh, io non so se multarlo o no, però certo, comunque la società per un fa per diciamo per un per una sorta di, almeno di immagine, del club, dovrà comunque far qualcosa comunque.
Pagelle, Ospina 7, perché comunque il Cagliari un tiro ha fatto ed è stato grazie ad un errore nostro difensivo, ma poi Ospina come sempre preciso, perfetto, a bloccare, esce sempre, quindi prende 7 pieno pieno. Mario Rui 6, perché comunque sui cross va bene, però poi quando deve, diciamo, entrare bene in aria non è che fa granché, però comunque ha fatto bene. Di Lorenzo 6, anche lui mi è piaciuto. Maximovic e Manolas do a tutte e due 5 perché la difesa non mi ha per nulla convinto sul gol, ma a Manolas do 5 perché ha fatto un passaggio rischiosissimo che fortunatamente Simeone ha buttato fuori, ma abbiamo rischiato tantissimo lì e non si può rischiare con una difesa dopo che fra noi 3-4 partite il 20, precisamente fra 16 giorni, oggi è 4, fra 16 giorni avremo comunque la Supercoppa con la Juventus al Mapei, quindi non puoi permetterti di fare questi errori con Ronaldo. Quindi attenzione, speriamo quindi che Koulibaly ce la faccia, ma temo di sì. Fabian Ruiz 5,5, il centrocampo, insomma, oggi. Bakayoko anche lui 5,5, non è che mi è piaciuto, l'unico che si salva è veramente, ragazzi, straordinario, se non dire altro, Piotr Zielinski che fa doppietta e prende un 8 pieno per i due gol, perché sono due gol straordinari. Lo so, ci saranno i soldi come dei napoletani Wendy, ma il Cagliari. Ma comunque Zielinski è l'unico in forma, no? Penso, del Napoli in questo momento a centrocampo, l'unico che si salva insieme a Demme. Quindi, muti e basta. Insigne 7, buona prestazione di Lorenzo Insigne, Petagna 6. Comunque ha fatto quello che deve fare. Lozano 7,5, il Ciuchi che fa progressi sempre di più. Stiamo vedendo, come dico sempre, il vero calciatore che abbiamo perso l'anno scorso. Elmas 6, anche lui un po' qualcosa ha fatto. Lobotka 5 perché è entrato anche lui. Gulam non do voto. Politano 6 perché comunque ha sfiorato il gol appena entrato. È stato lì bravo Alessio Cragno. E a Gattuso do 7 perché ha messo veramente una squadra in campo e comunque si sta facendo sentire perché comunque si sta vedendo che sta meglio con l'occhio e quindi probabilmente la squadra riprenderà nel migliore dei modi, io ne sono più che convinti. A Manganiello l'arbitro do 7 perché non ha sbagliato nulla, il rigore c'è pieno. E vabbè, magari quel fallo su Di Lorenzo che non o Lozano, non mi ricordo chi era, che non è stato fischiato, però poi vabbè, ha lasciato correre, però poi ha fischiato quello dopo, quindi giusto così. Va bene, ragazzi, ora noi siamo in chiusura. Per chi vabbè, ora naturalmente ci sarà la partita il 6 alla Befana con lo Spezia. Io vi auguro una buona Befana, comunque una santa Befana, è l'ultima festa prima del ritorno alle attività normali, cioè vabbè, normali. Chi in DAD, lavoro e scuola e chi naturalmente normale, insomma. Quindi ragazzi, vi auguro una buona Befana, arrivederci il 6, adesso appuntamento con lo Spezia alle 6, che sarà una partita importante perché lo Spezia si deve salvare, quindi attenzione perché comunque hanno vinto anche le big, ma hanno vinto sempre 2-1, risultati abbastanza brevi, quindi comunque non sarà una partita semplice, anche se il Napoli l'ha già battuto lo Spezia, andatevi a vedere quando. Vi esorto a voi, mettete Napoli-Spezia e capirete quando era precisamente 2-3 anni fa, Napoli-Spezia 3-1, Coppa Italia. Quindi lo riaffronteremo e speriamo di portare a casa questi 3 punti che sono importanti. Poi abbiamo Udinese, Empoli e poi c'è la Supercoppa. Arrivederci e sempre Forza Napoli, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao.